questo video vediamo come si attacca un bottone. I bottoni possono essere di vari tipi. Abbiamo dei bottoni di madreperla, abbiamo dei bottoni di osso, dei bottoni di tartaruga, di metallo, di plastica, di varie forme. Possiamo avere bottoni con 4 buchi, con 2 buchi, oppure dei bottoni che hanno un foro. In questo modo, che rimane dietro e quindi nascosto. Io adesso attacco un bottone per farti vedere, perché sembra semplicissimo, però molti sbagliano. Prenderò un bottone che in questo caso ha i buchi dietro e sono messi in questo modo. Ho preso un pezzo di tessuto, in questo caso è una vecchia gonna di jeans, e vado ad iniziare. Innanzitutto mi serve l'ago, il ditale, il filo. Io uso un filo di contrasto. Naturalmente tu, se dovrai attaccare un bottone, dovrai utilizzare il filo adatto al tessuto. Io sto utilizzando anche un filo proprio adatto per attaccare i bottoni. Esistono dei fili più spessi. Io uso un filo più spesso, proprio adatto per attaccare i bottoni. Come vedi, io l'ho infilato doppio, ma non ho fatto il nodo, quindi l'ho infilato in questo modo, in modo che alla fine mi rimane un piccolo cappio. Prendo un pezzettino, cioè faccio, infilo l'ago nel tessuto e tiro. E quando arrivo verso il fondo, entro nel mio cappio. Così ho fermato il filo. Prendo il mio bottone e infilo il bottone. Poi entro di nuovo nel tessuto. A questo punto tiro, ma non fino in fondo. Lascio uno spazio. Poi continuo. Infilo nuovamente l'ago, come vedi, lasciando sempre un po' lo spazio. Questo 2 o 3 volte, perché se il filo è spesso, come in questo caso, che rimane anche doppio, io non devo passarlo più volte, perché ad esempio se passo 3 volte è già sufficiente. Poi, una volta passato, giro intorno al filo che avevo lasciato, in modo da fare un piccolo gambo, e lo fermo, quindi taglio il mio filo. Tu vedi che io ho lasciato un piedino. Questo serve per agevolare il bottone quando deve entrare nell'asola. Quindi io devo lasciare sempre un piccolo piedino. Io l'ho passato anche troppe volte per farti vedere. Tu passalo un po' meno. Guardiamo un attimo perché ci sono altri modi di attaccare il bottone. L'importante è lasciare sempre il suo piedino. Io qui ti ho fatto degli esempi. Abbiamo un bottone attaccato in questo modo, quindi è un bottone che secondo me va bene attaccato così.
in un abbigliamento classico, un abbigliamento elegante. C'è un bottone attaccato in questo modo, con la croce, oppure in questo modo, oppure ancora in questo modo. È possibile farli, cioè passare il filo in modo diverso, ma bisogna lasciare sempre un piedino di filo in modo che sia agevole infilarlo nell'asola. È possibile mettere il controbottone. Allora, dove lo troviamo il controbottone? In genere in tessuti particolarmente sottili e delicati, oppure lo possiamo vedere nelle pellicce, nei capi in pelle. Abbiamo il controbottone, in genere è trasparente, quindi noi abbiamo un bottone trasparente che è dal lato interno e un bottone normale che è dal lato esterno. Noi fermiamo un attimo il nostro filo come abbiamo fatto prima con il cappio, poi mettiamo il nostro primo bottone e nello stesso tempo lasciamo il piedino qua e poi andiamo a mettere l'altro bottone. Mettiamo l'altro bottone. Il bottone sotto deve essere attaccato al tessuto, mentre quello sopra deve avere il piedino. Quindi noi andiamo a fare il piedino sopra mentre attacchiamo quello sotto al tessuto. Questo modo. Sempre medesima cosa, bisogna girare poi il filo e fermare il filo. Noi avremo bottone col piedino dal lato dritto e l'altro bottone che invece è attaccato al tessuto, che serve come protezione.